Bien, bien. Amigos, amigos. Welcome aboard. Cosa è cambiato da 28 anni a sta parte? Perché i DJ sono diversi, la musica è diversa. Ma magari fossero diversi, perché io vedo che i DJ più importanti in Italia sono ancora quelli di 28 anni fa. Perché prima della datura c'era DJ Ralph, e DJ Ralph c'è ancora. E quindi, dimmelo tu, è una mia, ti ho fatto la domanda, la controdomanda. È vero, effettivamente mi è sta... È una situazione strana, insomma, il concetto è quello lì, è un momento... che dura da un po', ma è strano nella musica italiana, anche perché noi che siamo dei DJ sessantenni quasi, cioè i nonni della dance, della house, della techno, di quel che ti pare, siamo ancora qua, non è che solo per merito nostro, ma indubbiamente è perché c'è qualcosa che non funziona in quelli di adesso. Oppure no, non c'è fantasia. Non lo so, non so qual è la ragione, però indubbiamente... capisci, era molto bella la musica nostra, che quella che io suonerò questa sera, però non è solo merito nostro, capito? Indubbiamente c'è qualcosa che ristagna ora, insomma, è questo che voglio dire. Forse la fantasia. Qual è il bello della musica per i datori? Sono io il bello della musica. Ero il bello della musica, adesso sono un po' datato, ma sono sempre il bello della musica. Il bello della musica è essere qui, dopo 28 anni, a raccontare a quelli che non c'erano, perché stasera vengono persone molto giovani, ancora quella storia lì. Il nome datura, da che deriva? Una scelta così a caso oppure ponderata? No, beh, è sempre ponderata quando tu dai, capito? Noi facciamo molti progetti, tra quali questo, che è stato molto fortunato, è sempre ponderata. Ci piaceva perché aveva tutto un mistero letterario, hai capito, intorno. Datura è una pianta magica, hai capito, che i libri di Castaneda, Scuola dello Stregone, che veniva ingerita per avere la conoscenza, insomma c'era tutto un mondo intorno. Poi c'era una cosa bellissima, che datura, si diceva datura in tutte le lingue del mondo. Qual è il singolo tra tante produzioni che comunque vada ti rimane un po' più dentro? E cioè, ogni scarrafone è bello a mamma soia. Quindi tutti, perché sono tutti figli miei, no? Non direi tutti, per quelli venuti bene, quelli venuti magari un po' meno bene, quelli venuti benissimo, quelli venuti male, però sono tutti figli miei. Abbiamo scommesso, dico io, lo dico per Ciro che stasera adesso non è in questo momento, però abbiamo scommesso e abbiamo dato tante energie in ognuno di essi, quindi tutti. Però poi magari diventa banale dire Erba del Diablo, diventa, oppure se facciamo un salto di 11 anni, Will Be One, perché comunque sono quelli che hanno avuto Infinity nel 95, quelli Eternity, perché noi ne abbiamo tanti per fortuna, Angeli Domini, sono tanti. Però ho capito, sì, ribadisco, ogni scarrafone è bello mamma soia, quindi tutti i nostri scarrafoni ci piacciono. E ci sono altri progetti in cantiere? I progetti sono sempre quelli di raccontare, noi siamo diventati dei raccontatori della storia, quindi noi raccontiamo in musica, chi viene adesso fra un'ora, quando è fra mezz'ora a sentirci, sente un racconto della musica di 20-10 anni fa, e il range è quello, 25-10 anni fa, in musica, ascolta, chiude gli occhi, ascolta il racconto dei datura, di una epopea meravigliosa di musica. Questo è il nostro progetto, perché francamente di fare musica nuova per forza, come fanno tanti colleghi, per amor di Dio, massimo rispetto, capito? Noi non tutta sta voglia non ce l'abbiamo, facciamo delle riedizioni, facciamo dei remix, facciamo dei rework, facciamo tante cose, però noi raccontiamo la storia di quell'epopea meravigliosa. Guarda, quando suona uno di 56 anni e balla uno di 20, il successo è vissuto pienamente. Quindi tutte le volte sentite, venite, adesso siamo, dove siamo qua? Bagaria, nella piazza Fosse Ardeatine di Giulianova. Ho fatto il mio dovere, vi saluto tutti, venite, quando ci sentite qua in giro, venite stasera se fate in tempo, addio, arrivederci.